Ciao a tutti, un saluto speciale agli amici di Death News, a Emanuele Pesce che è l'animatore e mi scuso di non essere oggi con voi, mi avete invitato a parlare di Europa e diciamo quello che posso dirvi è che oggi, anzi è a pochi mesi dalle elezioni europee. Il punto è fare una grande riflessione sul futuro dell'Europa. Il punto vero è, la domanda vera è, noi siamo un'Unione Europea o possiamo essere anche Stati Uniti d'Europa? E qui c'è una grande differenza, perché costruire gli Stati Uniti d'Europa significa dare vita ad una federazione che non sia solo la somma di stati tra loro diversi, molte volte ostili pur nella coabitazione che l'Unione stessa ti costringe ad avere, ma semmai popoli e uomini che danno vita a un nuovo aggregato che scomponga e ricomponga le diversità europee in un'unica grande particolarità, quella di creare un popolo europeo e una cultura europea. In un contesto in cui noi non possiamo essere un grande aggregato sovranazionale come gli Stati Uniti, che sono diciamo, una sorta di gendarme del mondo e sono anche un baluardo contro diciamo, i pericoli che nel mondo allignano come il terrorismo internazionale, noi però possiamo essere qualcosa di più, possiamo essere un faro e un riferimento per tutti quei popoli che extraeuropei che sono ancora immersi nelle dittature, nelle autocrazie e che vedono calpestati i loro diritti, perché se l'Europa ha una traccia diciamo, che la caratterizza è proprio è quella di essere l'Europa dei diritti inalienabili e soprattutto di essere questo grande aggregato sovranazionale che è uscito fuori non da un conflitto, ma semmai dalla capacità dei popoli dei gruppi dirigenti di quei popoli prima in conflitto di tracciare una linea che non potranno più riattraversare indietro. Quindi non l'Europa uscita dal primo conflitto che ripiomba nel secondo conflitto, ma semmai mondiale, ma semmai un'Europa che esce dal secondo conflitto mondiale e dice a se stessa che non potrà mai esserci più conflitto tra i popoli europei, ma che i popoli europei semmai devono essere un faro di libertà e di capacità di risolvere i conflitti per tutti gli altri popoli del mondo. Adesso un saluto e un augurio a tutti noi di buon lavoro.